Buongiorno a tutti e tutte, grazie di essere qui. Sì. Questo è un nuovo appuntamento del Festival del Re, la terza edizione. Questa sera abbiamo oggi il piacere di avere con noi Paolo Cassalli, autore di una graphic novel dedicata alla buona novella, visto di Patrizio del Re, che quest'anno appunto è il tema portante di tutto il Festival del Re. Con lui dialogherà, forse qualcuno lo conosce, con Fabio Corazzina, moderati da Barbara Casella, che è una grandissima appassionata di libri, di cultura e di anche insegno. Dico solo due cose sui prossimi appuntamenti. Avremo stasera un appuntamento al Papo Gallo con una cantata collettiva, canteremo pezzi di Andrea guidati dagli allievi della scuola di musica all'ottava, e domani sera doppio appuntamento, un spettacolo al Teatro Sociale, la buona novella in forma di oratorio con una ventina di artisti. Ricordo che siamo molto felici, ma entrambe le serate sono state andate tutto esaurito. Per cui ecco, era su prenotazione, però avvisiamo che qualora appunto ci siano poi alcune disdette, noi abbiamo detto a tutti presentatevi, ben sapendo che se non riuscite a prenotarvi potete provarci, però ecco, non garantiamo ovviamente che si possa entrare, per cui state tranquilli. Grazie mille a tutte e lascio la parola a Paolo e a Barbara e Don Fabio. Ciao. Sa. Ok. Ero già in difficoltà perché non so come funziona il microfono. Allora, prima di tutto io ringrazio Alessandro Adami e il Festival di André. Sono molto contenta di avere con me Paolo e Don Corazzina per parlare di un album del 1970 che è sempre stato attuale. Non ha mai avuto un momento quest'album in cui è andato fuori dalla nostra storia contemporanea. È un album che De André definì allegorico, perché attraverso la storia di Gesù e di sua madre, di Maria, racconta una storia di soprusi e di ingiustizie. E quindi la prima domanda è: perché la buona novella oggi? Perché la buona novella oggi? Vado io, credo. Ciao a tutti e innanzitutto grazie a Librix e al Festival d'André per l'ospitalità e a Barbara e Don Fabio per esserci. Barbara è molto emozionata, la si sente dalla voce, quindi la sosterremo. E allora, perché la buona novella oggi? Io faccio graphic novel, che e poi in realtà sono dei fumetti in formato di libro, ma sostanzialmente sempre fumetti sono, quindi mi piace chiamarli col loro nome. È un libro a fumetti che avevo in mente da tantissimi anni, e forse questo già è un indice di quanto un disco come La Buona Novella sia attuale. Ovviamente io faccio una piccolissima premessa, anche se magari il 99%, se non il 100% delle persone che sono qui sanno esattamente di cosa stiamo parlando, però io una premessa la faccio. La Buona Novella è un disco di Fabrizio De André che racconta, io la butto giù così un po' grezza, il lato umano, forse il più umano, che c'è dietro alla storia di Gesù, di sua madre Maria, suo padre Giuseppe, fino sostanzialmente alla crocifissione. Quindi è una storia che tutti hanno nel loro, tra virgolette, DNA, al di là del credo religioso, e De André la racconta appunto con la sua sensibilità, che era propriamente sua e che tutti conoscono, quindi lo fa secondo me in maniera perfetta. Lo fa in maniera così perfetta, a mio parere, io mi sbilancio sempre, secondo me è il miglior disco che la canzone italiana abbia avuto nel Novecento, però è un mio personalissimo parere, e lo fa talmente bene che ogni volta che lo riascoltavo ci trovavo dentro qualcosa che la volta prima non avevo colto, e comunque in ogni periodo della mia vita, a 16 anni, a 25, a 35, fino ad oggi che ne ho 39, riuscivo a parlarmi.
E quindi vuol dire che io ogni volta capivo uno step differente. Ad esempio, raccontavo a Barbara prima di questa presentazione, io durante la lavorazione di questo libro sono diventato papà. E questa cosa in realtà mi ha fatto apprezzare, capire dei lati della buona novella, ad esempio su tutta la questione della genitorialità, una canzone come ad esempio Le tre madri, così, che magari prima non avevo colto a pieno. Quindi è per quello che è un disco che è cresciuto un po' insieme a me. E quindi perché farlo? Perché io mi esprimo con il disegno e secondo me la buona novella è proprio una bella storia. Ripeto, al di là del fatto religioso, che è proprio una storia che parla di temi che a me stanno a cuore da sempre, quindi appunto il dare voce ai più deboli, le ingiustizie sociali, le diseguaglianze, e appunto la questione anche della genitorialità, sono tutti temi che ho raccontato in altri fumetti in cui D'André non c'era, però l'idea di farlo ce l'avevo da sempre, solo che non avevo forse ancora l'esperienza per poterlo fare. Dopo una decina d'anni di questo percorso d'autore ho chiesto al mio editore Feltrinelli, quando mi hanno proposto di fare un nuovo libro che era il mio terzo per loro, gli ho detto: ma perché non facciamo la trasposizione della buona novella? E ovviamente all'inizio tutti sembrava un po' azzardato, no? Perché insomma si mette le mani su qualcosa di sacro in tutti i sensi della musica italiana. E solo che poi la Fondazione De André è stata molto contenta dell'idea, ricorrevano i 50 anni dall'uscita del disco. E quindi ecco, così è nato. È nato perché io ho bisogno di quel disco lì e di quelle storie lì adesso. Ne avevo bisogno 5 anni fa e ne sono abbastanza convinto, ne avrò bisogno tra 5 anni. Ok, grazie. Oh, 1970 ero troppo piccolo, no? Nel senso che eravamo ancora piccoli. E poi cominciavi a strimpellare la chitarra e di De André ne cantavi tante di canzoni, però sfido voi a provare a cantare qualche canzone della buona novella, se ci siete riusciti, no? Quella era da ascoltare, quella era da gustare, e non so quante volte l'abbiamo ascoltata, gustata, eccetera. Mi stupisce sempre un fatto: la buona novella ha al cuore un uomo e una donna, Giuseppe, Maria, così semplici, così normali, così quotidiani, e dentro quella semplicità, normalità e quotidianità accade il miracolo. Quel miracolo di una nascita. Bellissima la sottolineatura che facevi, Paolo. Cioè, mentre racconto divento papà. E uno quando... Io non sono papà, almeno per ora, non lo sono. E penso per sempre, quindi... Però quando racconto, lo chiedevo, segnatelo questo e non ditelo in giro, sarete degli infami fino in fondo, guarda Paolo, non hanno un minimo rispetto. Hanno fatto il video dopo. Non hanno un minimo rispetto, vedi? Ah, sì. E la cosa bella ed emozionante è che guardavo i tuoi occhi, guardavo gli occhi di Alessandro che è diventato papà da poco e che ha organizzato questo. Guardavo gli occhi di due papà e due mamme di cui domani farò il battesimo dei loro figli. Beh, la luce che c'è in quegli occhi è una cosa incredibile. Penso che il racconto della buona novella sia proprio questo. È una risposta a un desiderio di luce, di sguardo nuovo, ma di sguardo nuovo e semplice sulla realtà. E dentro questo, come sfondo, De André, lo sappiamo, non era un grande uomo di fede, non penso che andasse a messa tutte le domeniche, ma neanche qualche altra volta, no? Eppure sullo sfondo ha questa figura incredibile che è la figura di Gesù. Un lottatore dalla parte degli ultimi che dava speranza, che dava opportunità, che dava sguardo, che dava futuro anche a quelle persone che non contavano niente. La buona novella, in fondo, dal punto di vista laico è raccontata come dicevi tu, questa storia di riscatto di uomini e di donne quotidiani. Dal punto di vista religioso, cristiano, la buona novella è che, guarda, che non sei sconfitto, non vince la morte, non vince chi ti calpesta, non vince chi toglie di mezzo le persone, la semplicità, i diritti, non vince chi è pieno di roba e chi è pieno di soldi,
vince l'umanità, vince quella luce che negli occhi hanno le persone che hanno saputo generare vita. E in questo spero di poter condividere questa luce, perché poi la vita la possiamo generare in tanti modi. Pensate a quanta vita ha generato anche Fabrizio De André con questo testo, con questi testi, nella sua poesia, nei suoi brani, nei suoi passaggi, di cui magari qualche cosa racconteremo dopo. Però mi è piaciuto anche sfogliare. È la prima volta che mi capita, Paolo, no? Di provare a prendere un album di musica e sfogliarlo. Me lo sono ascoltato in tutti i modi. Sfogliarlo, all'inizio ho fatto fatica, dicevo aspetta un attimo, come riesco a metterci dentro, leggere i testi, ascoltare, poi nel cuore, nella testa la musica, eccetera. E poi pian piano, come nella musica, che non è sempre facile, l'immagine, il tratto, che tra l'altro credo incredibilmente belli, il modo con cui tu hai trattato quell'umanità e l'hai raccontata mi ha ulteriormente dato una certezza, una sensazione. Sai quanto è bello raccontare la storia dei piccoli? Di quelli che comunque saranno riscattati, perché sono loro non quelli che vincono, ma quelli che vivono e che danno luce. E in questo mi è proprio piaciuto e grazie Paolo. Sì. Grazie. Scusa, aggiungo una cosa, perché giustamente, Don Fabio, che ringrazio per le parole, anche mi ha ricordato che io do sempre per scontato una serie di cose perché il libro l'ho fatto io, e quindi giustamente anche questo non abbiamo detto, ma sostanzialmente si tratta di una trasposizione del disco con tutti i testi integrali, e ogni capitolo è una canzone come nel disco viene suonata da Fabrizio, e c'è la rappresentazione proprio a livello narrativo, a fumetti, cioè le canzoni sono state scomposte e all'interno delle vignette scorre la storia. Quindi io consiglio sempre le prime volte di provare a leggerla ascoltando il disco, perché si crea, secondo me. E quindi non è stato che altro che aggiungere un livello che forse era l'unica cosa che mancava a quell'opera lì, che è così completa, la parte visiva. Cioè io mi sono immaginato a livello visivo che cosa succede, quindi uno effettivamente, tranne l'ultimo capitolo di cui poi Barbara vorrà approfondire, in realtà quello che si trova davanti un lettore non è nient'altro che la storia di Gesù, di Maria, di Giuseppe, narrata a livello visivo, con ovviamente filtrata dalla mia sensibilità, col mio stile. Però ecco, per farvi capire, per chi magari il libro non lo ha mai sfogliato, di che cosa stiamo parlando di questa cosa qui. I testi sono appunto integrali, perché diciamo prima, quando l'editore mi ha chiesto ma i testi li mettiamo integrali, e io ovviamente ho detto chi si prende la responsabilità di togliere una strofa da, e se la togli quale togli? Perché magari il testamento di Tito è un po' lungo, ok, la strofa da togliere me la dite voi, io non tolgo niente, cioè io non mi piglio la responsabilità di togliere, perché secondo me sono tutte delle poesie perfette così, e quindi alla fine la cosa che sono riuscito a ottenere, ci tengo sempre a ribadirlo, è che i testi sono tutti integrali. Ovviamente non c'è neanche niente di più, perché anche lì, cioè io non sono un cane a scrivere, io disegno, ogni tanto mi diletto a scrivere, quindi non ho assolutamente intenzione non avevo intenzione di aggiungere nulla. Quindi si tratta di quello, semplicemente la buona novella trasposta per immagini, passo dopo passo, verso dopo verso. Ecco, la buona novella trasposta per immagini non è illustrata, è un fumetto, sì, sì, che comunque sta in piedi anche solo, anzi non solo, togliete solo, anche con le immagini, perché lui racconta una storia che puoi leggere anche senza conoscere la buona novella di De André all'inizio e poi correre ad ascoltare la buona novella. Però ecco, non è l'illustrazione di un racconto, ma è un racconto per immagini che tu fai. Ti chiedo qualcosa sul tratto. Ogni canzone, adesso diciamo così, ogni canzone, ogni quadro ha delle sue suggestioni grafiche. E non sono tutte uguali, variano per ogni canzone. Ci racconti un po' come hai definito il tuo tratto in questo racconto? Ma guarda, in realtà ho seguito la musica. Il fumetto in realtà è un'arte, è un linguaggio molto musicale. Se uno ci fa caso,
Faccio un esempio senza tediarvi sulle questioni tecniche del fumetto, però se ad esempio immaginiamo in una pagina ci provo. Sì, perché io non l'ho portato, mi sono dimenticato. Ad esempio una pagina con tre vignette così per noi sarà molto più lenta da leggere. Una pagina con sei vignette come questa, adesso capisco che siamo un po' lontani, perché il fumetto ha proprio un ritmo, più vignette ci sono più è veloce, meno vignette ci sono e più è lento, quindi in realtà seguendo la musica già ti aiutava molto in questa trasposizione. E poi anche il tratto, ovviamente dove la musica o le cose raccontate erano più crude e più il tratto è sporco, più, ma non è che è stata una cosa pensata. Io durante tutta la lavorazione del libro, che è durata 4-5 mesi, ho ascoltato il disco, già lo sapevo a memoria prima, quindi non potete capire quanto lo conosco a memoria adesso, quindi l'avrò ascoltato non so 200 volte e ogni volta, soprattutto se disegnavo una canzone, riascoltavo solo quella canzone, ma così per 8 ore di lavoro, la stessa canzone 8 ore. E ogni volta scoprivo quella nota fatta con quello strumento orientale che non l'avevo mai sentito prima, quindi in realtà scopri proprio tutti questi aspetti. E ti influenzano, quindi appunto dove c'è un coro molto incalzante, oppure appunto una scena molto cruda, il tratto si sporcava, dove c'era una scena un po' più sognante, un po' più eterea, un po' più tranquilla, il tratto era più pulito. Questa cosa il lettore inconsapevolmente la coglie, ok? Cioè non è che ovviamente lo dice in maniera consapevole, ah vedi qua il tratto è più sporco perché no, ovviamente non ci fa caso, è una cosa che gli arriva. E quindi più o meno è stato tutto realizzato così. Basta, non ho nient'altro da dire. Ok. Io ho provato a descrivere con parole, me lo sono visto, ascoltato, come hai detto tu, no? Riguardato, e ho scritto 5 righe per dire quello che mi è rimasto. La recensione, le leggo. No, non è una recensione, non sono capace. Invece quello che mi è rimasto, no? E pensando anche al tratto, dai colori pastello ai tratti forti, dall'anno 0 all'anno 2000, dai volti ai particolari che raccontano a volte quello che è invisibile agli occhi, dall'infanzia alla maturità, dall'innocenza alla condanna, dai corpi nudi ai corpi paludati dei potenti, dal ritorno di Giuseppe al sogno di Maria, che è il cuore più incredibile di questo testo, dall'abbraccio alla carezza, dal gesto quotidiano del pane al gesto potente dell'amore, dalle labbra agli occhi, dal legno del gioco al legno della croce. E poi la prima e l'ultima pagina, dal Laudate Dominum al Laudate Hominem. Lì c'è dentro tutto, mi ha lasciato dentro questo gusto e questo sapore, questa storia. Grazie. Grazie davvero Paolo. Grazie mille. Il paesaggio in questo libro cambia a un certo punto. Voi troverete, se leggerete questo libro, delle atmosfere antiche nelle prime canzoni. Quando arriverete alle tre madri, Gesù muore e lì Maria piange il corpo del figlio in un'atmosfera, in un paesaggio, che è un paesaggio non più antico ma contemporaneo. È una madre dei nostri tempi che abbraccia il figlio morente. E questa è una cosa alla quale tengo particolarmente. Nel testamento di Tito, che segue a tre madri, ci sono delle persone che arrivano e io adesso proverò a dire i loro nomi. E se vuoi, tu, ma anche tu Fabio, mi dite due parole su queste persone. La prima persona è Kemal Smailovic. Non avrai altro Dio all'infuori di me.
Allora, la storia di Kemal che ho voluto inserire appunto come primo dei 10 personaggi del testamento di Tito è la storia di un operaio che viveva in Italia e che sostanzialmente era discriminato sul luogo di lavoro perché era di un'altra religione, era una persona musulmana appunto, e veniva discriminato costantemente sul luogo di lavoro e questa cosa qui gli ha creato un senso di oppressione psicologica tale che ovviamente unita anche ad altre condizioni in cui che facevano parte della sua vita lo ha portato al suicidio e quindi io nel testamento di Tito volevo ricordare 10 figure di cui magari non si sente parlare perché magari sono piccole storie e l'ho volute insomma avendo questo piccolo palcoscenico che è la pubblicazione di un libro che per carità non è che stiamo parlando di le copie che può fare Saviano, però che può avere, può dare una piccola visibilità a queste storie, ci tenevo a inserire storie un po' minori, ovviamente solo a livello mediatico, non a livello umano. E la prima è appunto quella di Kemal che insomma è stato appunto, non avrei altro Dio all'infuori di me, e poi dopo diceva, insomma, genti diverse venute dall'est. Ma è questa cosa, no, che diceva prima Fabio, della conclusione della buona novella e laudate homine, che spesso ce lo dimentichiamo, che dobbiamo lodare l'uomo ed essere fratelli. In questo senso è interessante questo lavoro scommessa, che non credo sia stata molto facile, di provare a tradurre un codice etico, i 10 comandamenti, in 10 volti. Che questo è, credo, anche dal punto di vista religioso, una delle cose fondamentali, perché più ci fermiamo sulle regole, più le regole e i quadrati e i recinti e i muri cancellano la possibilità dei volti. Ma quando una storia, una regola viene trasformata e diventa volto, beh, allora diventa la vita delle persone. E la vita delle persone è una vita che non è sempre facile. La vita delle persone è sempre un debordare oltre le regole, non perché necessariamente sei uno che a tutti i costi vuole andare oltre, ma perché per vivere devi fare un passo in più, non puoi semplicemente fermarti lì dentro. Chi di noi per vivere, per trovare senso, non ha superato quel passo e quella linea che gli era stata posta dal punto di vista educativo, dal punto di vista religioso, dal punto di vista culturale, dal punto di vista delle sue origini, della sua storia, no? Della sua vita. E mi è piaciuto questa scommessa e ogni volta che leggevo di queste storie, qui alcune le conoscevo, altre invece mi sono andato, una delle cose incredibili è che ci costringe ad andare a cercare, no? Ci costringe a cercare, sì. E contemporaneamente mi sono anche domandato se dovessi accompagnare questi volti, queste storie che tu hai raccontato e che Fabrizio De Andrea ha raccontato con dei volti, chi è Giuseppe oggi, chi è Maria, no? Chi è Tito oggi, chi è questo, chi è il sommo sacerdote, chi sono quei paludati, chi sono le tre madri. Allora diventa tutta una storia che non è semplicemente un libro del passato, ma è un'immagine. No, infatti di il gioco è quello. Cioè la verità è che nell'ultimo, perché tutto il libro è ambientato davvero anche a livello visivo ai tempi di Gesù di Nazareth, però l'ultimo capitolo, perché ho deciso di fare questo scatto ai giorni nostri, per fare quello che appunto Don Fabio ha spiegato benissimo adesso, per dare un volto reale e come non reale attuale a una Maria di oggi, un Giuseppe di oggi, a un Tito di oggi e così via, perché volevo esplicitare quello che Fabrizio De André ha tenuto in allegoria fino alla fine. Cioè lui, calcolate che questo disco è uscito negli anni 70 quando c'erano le rivolte nelle piazze. A un certo punto De André era già diventato in quegli anni lì, perché con il disco precedente aveva delle canzoni molto impegnate a livello politico e molto esplicite, era già diventato un punto di riferimento intellettuale di quelle lotte lì di piazza. E lui negli anni 70, in piena appunto lotta per i diritti, così, esce con un disco che parla di Gesù. Ovviamente
il gelo tra i suoi seguaci, soprattutto quelli che non avevano capito il messaggio che portava questo disco, cioè che erano così concentrati nella loro lotta politica e in quel disco non avevano trovato nessuno slogan, nessuna, come dire, nessuna figura a cui potersi aggrappare nell'immediato, no? Quindi sono stati molto, lo dico, superficiali, no? E lo hanno accusato persino di essersi distaccato dalle lotte sociali, quando in realtà quel disco lì è il disco più di lotta e più di politico, uno dei dischi più di lotta e più di politico a livello anche sociale che io abbia mai sentito. Semplicemente bisognava ascoltarlo facendo quel lavoro che Don Fabio ha spiegato adesso. Cioè nessuno ha voluto, si è posto la domanda in quel momento, ok, cosa mi sta dicendo Fabrizio De André? Chi sono chi è questo Tito? Chi è questa chi sono quelli? Ecco, nell'ultimo capitolo io non volevo correre lo stesso rischio, anche se ovviamente ormai si sa che la buona novella è un'allegoria, però io volevo proprio esplicitare questa cosa nell'ultimo capitolo, è per quello che alla fine delle Tre Madri la pietà, diciamo, che vede Maria con in braccio il figlio morente ambientata in un paesaggio di guerra moderno, nel senso che il ragazzo ha sui jeans e la donna è una donna, insomma, della nostra epoca, perché in quel momento volevo dire ok, questo era quello che voleva dire De André 50 anni fa e che magari qualcuno non ha capito, lo esplicitiamo così non corriamo il rischio che, e le 10 storie attuali mi servivano per esplicitare ancora di più questa cosa. Tra l'altro De André, per scrivere questi testi, fa riferimento, lo sappiamo, a quelli che sono i Vangeli apocrifi, esatto. No? Che è interessante perché fino in fondo, coerente, rompi balle, dice non faccio riferimento ai Vangeli canonici, ma vado a quella che è la letteratura non minore, ma altra del racconto, alcuni esclusa. Magari esaltano, fuori, anche lì è uno sconfinare, è un andare oltre, ma non per provocare, per dire che la storia, per me uomo di fede, la storia della salvezza, la storia della speranza, la storia della vita è scritta dentro e fuori alcuni confini che decidiamo noi come istituzioni, no? E in questo lui è geniale, perché recupera questi Vangeli che dentro la Chiesa erano considerati da non leggere. Quasi dovevi andare a confessarti se leggevi i Vangeli apocrifi, perché erano fuori, siamo negli anni 60, prima del concilio. Cioè a messa, quasi quasi, no, che quasi quasi, leggevamo ancora le letture, quindi la parola di Dio in latino. Figuratevi se potevamo immaginarci di andare a fare riferimento ai Vangeli apocrifi. Quali cristiani cattolici in quel periodo leggevano gli apocrifi, se non pochi studiosi? Cioè la genialità di questo uomo è che riesce a recuperare anche una letteratura a sfondo religioso che ha dei confini più larghi di quelli che una istituzione come la Chiesa ha posto, ma non in modo banale, in modo addirittura ulteriormente creativo, perché oggi non è uno scandalo. La buona novella la possiamo cantare in chiesa e usare in chiesa. Con Alessandro l'abbiamo cantata e usata in chiesa. No? Lui è bravo in questo. Ma la possiamo fare. Allora era una provocazione per chi era dentro una certa cultura, per la Chiesa figurati, era un modo per banalizzare la storia. Infatti lui si è proprio inserito nel mezzo e non ha accontentato nessuno. No, esatto. Quindi, cioè, in realtà quel disco in quel momento l'hanno odiato tutti, cioè, sì. Trasversalmente. Però è interessante come la sua capacità, dicevo, di superare quel confine istituzionale, anarchico come era, comunque libero come era, ha aperto strade. Sì, sì. Non è vero che alcune cose chiudono. Alcune cose, alcune esperienze aprono. Ed è assolutamente. Proseguo con il testamento. Che ne siamo dilungati. No, ma va benissimo, ma ci tenevo a nominare tutte queste persone che ha inserito nel testamento di Tito. Non pronuncerò esattamente i nomi, suppongo. C'è Prince, Anni, Guibai, Laurent, sì. Bartelemi. Un nome lunghissimo, sì. Lui è un ragazzo, questa storia un pochino era arrivata in Italia, però molto di striscio. Lui è un ragazzo di 14 anni che anche lui con una storia di migrazione alle spalle, era partito una parola grossa, voleva scappare dal suo paese per arrivare a Parigi a 14 anni, e quindi scappa, va all'aeroporto,
ma non per imbarcarsi su un volo, ma bensì per infilarsi nel vano carrelli di un Boeing 747 in direzione Parigi, dove chiaramente possiamo ben immaginare arriverà deceduto per motivi legati ovviamente all'ipotermia. E questa è una storia che mi ha colpito molto perché ai tempi quando l'avevo sentita, e secondo me calzava perfettamente con quel verso della canzone del Testamento di Tito, e quindi ho voluto dedicarla a lui. E quindi per ogni capitolo c'è un ritratto della persona citata e un paio di tavole che suggeriscono un po' la loro storia in maniera molto così onirica, anche se vogliamo, e quindi ci tenevo molto. Tra l'altro, la tavola originale del profilo di Kevin ancora non abbiamo avuto modo, ma sarà consegnata al papà. Dai. Perché abbiamo siamo riusciti ad avere un contatto tramite perché c'è Chiara Lessi, che è una mia amica, che ha scritto un libro sulla sua storia, però è proprio in maniera approfondita, quindi quando lei ha visto il capitolo mi ha messo in contatto, insomma gli ho fatto questa promessa, e ci tenevo a ricordare perché c'è gente che tuttora nonostante come dire, siamo concentrati su altro, e anche negli anni della pandemia eravamo concentrati su altro, in realtà è in costante movimento per cercare di migliorare la sua condizione, che è una cosa che io reputo più che lecita, purtroppo però a volte deve farlo in alcuni paesi in questo modo, e quindi insomma mi piaceva un po' ricordarlo tutto qua. Henriette cara, onora il padre e onora la madre. Vabbè, qui era molto più il collegamento è molto più tra virgolette scontato, e comunque chiaro. Onora il padre, onora la madre, onora anche il loro bastone. È la storia di Henriette Kara. Lei era una ragazza israeliana di 17 anni che aveva avuto la colpa di avere una storia, essere fidanzata con un ragazzo palestinese. Il padre ovviamente non accettava assolutamente la cosa, e sostanzialmente insieme ad alcuni parenti ha ucciso la figlia, perché non accettava assolutamente che sua figlia israeliana, appunto di religione ebraica, fosse fidanzata con un ragazzo palestinese musulmano, e quindi insomma anche questa è una storia molto più sconosciuta invece qui in Italia, e l'ho ricordata così. E Franca Viola. Franca Viola. Adesso. Franca Viola e la storia del suo rifiuto del matrimonio riparatore, sappiamo bene che cosa significa in termini di dignità, non solo al femminile, ma io dico anche al maschile, in termini di dignità del senso della famiglia, in termini di dignità di ogni persona. Ma una delle figure più incredibili che io non conoscevo era quella, come che si chiama? Amparo Gascon. Cioè questo muratore falsario. Lucio Urtubia. Esatto, Lucio Urtubia, che io non conoscevo. Muratore di giorno e falsario di notte. Robin Hood. Quanti soldi ha stampato falsi? No, tanti, ne ha stampati così tanti, adesso non mi ricordo la cifra, ma ne ha stampati così tanti che ha creato una serie di difficoltà alla banca statunitense a un certo punto, perché c'erano troppi dollari in giro falsi. Cioè li stampa e poi li dava alla ai poveri. Lui era un muratore anarchico, che quindi ovviamente ci sono anche un po' di anarchici nella lista, perché ovviamente anche un po' in onore di Fabrizio. Quindi lui era un anarchico muratore che aveva creato questo laboratorio di soldi falsi, di notte stampava un sacco di soldi e li regalava ai più poveri. Ma lì, cioè così, non è che lui ci guadagna, lui non ci guadagna zero, cioè lui andava a regalare stimazzi di soldi falsi a quelli che trovava per strada. Qui leggo la con fine. Cui poi alcuni poi hanno migliorato sensibilmente, molto più del suo, tra l'altro.
anche perché lui ha continuato a fare il muratore nonostante avesse ma milioni di dollari, cioè milioni di dollari. Citi 20 milioni di dollari negli anni 70. 20, cioè calcolate quanti soldi sono. Paolo, ho cominciato a fare il giro dei miei amici muratori, non si sa mai. Date un'occhiata, è interessantissima. Sì, sì, ovviamente cioè, lui li dava davvero agli ultimi degli ultimi. È stato il genio, cioè, no? Sì, sì. Il genio. È incredibile questa storia. Votando in silenzio. Vabbè, poi ovviamente appunto, ci sono anche storie meno drammatiche come questa di YouTube. Possiamo anche sorridere perché le sto, infatti, però... No, no, è giusto. Lui ma era un Robin Hood, diciamo, sì, sì. Un po'. Cioè lui non rubava nessuno, stampava per dare ai poveri. Sì. Bello. Stampava i ricchi per dare ai poveri. Troppo bello. Sì. Poi abbiamo un'altra storia che è quella che dicevo prima di Amparo Pocai Gascon. Sì. E anche questa è una bella storia. Sì. Aspetta, non commettere atti che non siano puri. Sì. Ma cosa ha fatto questa donna? Allora, anche lei è un'anarchica della lista, che lei ha fatto un sacco di cose, tantissime. Lei era una donna spagnola durante il regime, ha fondato, tra le varie cose che ha fatto, ha fondato una delle prime riviste, forse la più famosa dell'epoca, una delle prime riviste femministe, insieme ad altre anarchiche come lei, che insomma, cioè, poi ha avuto un ruolo importantissimo nel movimento femminista che negli anni 60 ha preso piede in tutta Europa e in tutto il mondo, e soprattutto aveva fondato una clinica, non saprei come dirlo, una specie di proto consultorio femminile dove faceva assistenza ad esempio alle ragazze madri, faceva assistenza a educazione sessuale alle donne, cose di cui sentiamo parlare oggi nel 2022, di cui ancora si discute, lei le aveva colte, captate e le aveva fatte sue e le aveva portate, ad esempio lei faceva educazione sessuale alle donne operaie. Sì. Sì, sì. Creava proprio dei punti di ascolto. Stiamo parlando di anni in cui questa cosa non esisteva da nessuna parte. Cioè aveva proprio... aperto una clinica, sì, con orari speciali, sì, per le donne operaie, esatto, e i loro bambini. E quindi, esatto, sì. Poi assisteva, per esempio, faceva una cosa, adesso sembra, chi ha dei bimbi poi lo sa, adesso è molto scontato, uno nasce un bimbo, in ospedale ti spiegano due cose sull'allattamento, cioè ai tempi non era così, cioè l'allattamento, se non c'era la zia, la suocera, che ne so, sì, c'erano le magari delle donne che avevano più però era tutto molto casalingo, non c'era un ospedale a cui rivolgerti per capire come si allattava un bambino, se avevi problemi di allattamento, eccetera, eccetera. Lei aveva messo in piedi, perché una, no, attenzione, non da imbucata, cioè lei era laureata in medicina, nel senso, attenzione, sì, sì, sì. Che ho detto così sembra che era una Vanna Marchi della genitorialità, non è, cioè non così, cioè, era una donna, era una dottoressa, una donna medico, e quindi faceva, tu ovviamente tutto sotto forma di volontariato, e quindi anche questa era una figura che mi piaceva un po' ricordare, mettere, sì. Mi hanno fatto segno 5 minuti, allora, però... magari sei, perché abbiamo molto una storia che io non conoscevo, è la storia di Catiuscia Favero. Due parole su di lei, perché secondo me è importante. Ragazzi, siamo nel 2005, non siamo nel 1900, con questa storia è agghiacciante. Allora, sarò brevissimo perché voglio anche dare la parola a Don Fabio. Anch'io non conoscevo la storia di Catiuscia Favero, è una storia che appunto parla di soppuso di, come dire, abuso di potere, come quelli di Stefano Cucchi e via dicendo, solo che appunto volevo inserire una storia che fosse meno nota, quella di Catiuscia Favero è una di queste, una ragazza che con dei problemi psicologici che si trova in carcere per aver rubato un orologio, perché viveva in condizioni comunque di stenti e quindi usava il furto per insomma anche sopravvivere, e quando va in carcere si accorgono dei suoi problemi psicologici e viene quindi rinchiusa in un OPG, quindi un ospedale, diciamo,
in un ospedale psichiatrico, una struttura detentiva per chi ha problemi psichiatrici, per la precisione, e dove viene abitualmente abusata fino a che non viene uccisa, si può dire così, anche se il tribunale per mancanza di prove non ha potuto ufficializzare questa fine, ma in realtà lo stesso giudice, io ho letto gli atti processuali, è stato inscenato un suicidio che ha praticamente farsa, ma davvero con degli errori grossolani, solo che per mancanza di prove diciamo che gli imputati non sono stati condannati, perché in Italia giustamente, anche mi viene da dire, per condannare qualcuno a 15-20 anni di carcere per omicidio devi avere delle prove schiaccianti. In questo caso le prove non c'erano e questa ragazza appunto non ha avuto la giustizia che meritava. E quindi niente, è stato archiviato tutto e quindi è una storia come quella appunto di Stefano Cucchi e tutte queste storie che noi conosciamo di persone affidate alla giustizia che in realtà di giustizia ne hanno ben poca. Attacco velocemente anche la storia seguente, la storia di Baleno Massari, anche lui perseguitato, lui si ucciderà per le persecuzioni. Scagionato 5 anni dopo la sua morte. Esatto. Al processo. Sì, sì, è stata una storia, questa me la ricordo. E poi c'è l'ultima storia e poi chiudiamo con un messaggio di pace per tutti i ragazzi che ne abbiamo tanto bisogno, di Cavallero negli anni sì. 60. Questo, vabbè, sì, questa è una storia, in realtà questa storia nasce da una cosa che raccontavo a Don Fabio e davvero sarò brevissimo. Dalla sospensione di giudizio, nel senso che dopo un'esperienza che ho fatto in carcere presentando un mio libro, ho avuto a che fare con dei detenuti che avevano commesso anche reati molto gravi, mi sono trovato a parlare con delle persone senza sapere il reato che avevano commesso e lì è stata un'esperienza molto forte, perché ho parlato ad esempio con un ragazzo che aveva commesso un reato molto grave e in quel momento io non sapevo che reato fosse e io a questo ragazzo gli ho voluto subito un bene per quelle due ore lì, è stata una chiacchierata bellissima, io sarei andato a cena con lui, è stata una chiacchierata fantastica. Poi quando mi avevano detto che aveva abusato di una ragazza di 13 anni, io ho capito che non posso mai, cioè, che è davvero quella cosa che ti dicono, ok, c'è il bene, non c'è il bene, non c'è il male, non... è molto complesso, mi ha molto formato quella giornata là, e qui lascerei la... E quindi tutti i miei lavori da quel momento hanno avuto questa sospensione di giudizio. Attenzione a quando sentite una storia dove vedete il cattivo a puntare il dito, quello è il cattivo, perché non sapete mai cosa ci può essere dietro, anche in storie molto complesse, è tutto molto difficile, molto complesso, e ricordiamoci, non ci sono mai risposte semplici, io tendo a sempre avere questa, non ci sono mai risposte semplici, purtroppo le risposte complesse sono le uniche che esistono e dobbiamo accettarle così come sono. E a volte non sono delle risposte, dobbiamo accettare di stare nella domanda su alcune questioni. Don Fabio, io, no, va bene se facciamo chiudere sì, io ho finito questo incontro a lui. Okay. E l'ultima cosa che credo sia importante, tu sei stato in questo senso fedelissimo al testo. Il testo arriva alla morte di Gesù, si ferma, perché è così, perché poi devi cominciare a parlare di Dio e dove lo metti? Finché parli di umanità ci sta dentro tutto questo, poi devi cominciare a parlare di Dio, allora diventa faticoso per tutti, no? Per me, per ciascuno di noi. Però la cosa interessante è che nell'annunciazione di questa donna che comincia a diventare madre, nell'accoglienza di Giuseppe, nelle storie che vengono raccontate, nella crocifissione, nella risurrezione, Dio resta in ombra. Io penso che sia un po' così, non perché lui vuole mettersi da parte, ma perché ad un certo punto la buona novella più incredibile che io leggo e ascolto dentro questa storia, ma anche buona novella vuol dire Vangelo, Vangelo vuol dire una bella notizia, io vado a messa dopo, leggo il Vangelo e dico ho una bella notizia da darvi, la buona notizia è che
sulle storie umane Dio resta un po' in ombra e ad un certo punto ci dice scegli, scegli. Cioè la risurrezione o il fermarci alla crocifissione dipende dalle scelte che ciascuno di noi fa. E qui non è un atto di fede, è un atto semplicemente religioso, è fondamentalmente un atto di amore e di carità, e questo è estremamente universale. Quindi è bello anche pensarsi in questo fratelli. Le ultime due pagine sono, secondo me, di una potenza infinita, le tue due ultime pagine, perché sono pagine che hanno il sapore di una carezza, e tu le descrivi così, no? Là dove si dice, qualcuno tentò di imitarlo, se non ci riuscì fu scusato, anche lui perdonato perché non si imita un Dio va temuto oppure lodato, e non devo pensarti figlio di Dio, ma figlio dell'uomo, e anche fratello e amico mio. Magari avere un fratello e un amico come Dio è un buon fratello, un buon amico, lo auguro a me e a ciascuno di noi. Grazie davvero Paola. Fuori. Adesso lo spazio commerciale, se volete acquistare il libro è possibile, e c'è anche il firmacopie da parte di Paolo. Grazie a tutti. Grazie a tutti, grazie a Barbara, un applauso. Sono più emozionata di prima.